luglio e di agosto ospitiamo i campi estivi di Estate Liberi. E arrivano gruppi da tutta Italia a vivere con noi una settimana in questo luogo, a darci una mano nei lavori e nelle attività della cascina e a fare formazione, impegnarsi, formarsi su tutti i temi che riguardano la storia di questa casa. Per tutte le settimane di luglio abbiamo ospitato dei gruppi di minorenni. L'ultima settimana di luglio invece abbiamo ospitato figli di soci coop. Da agosto, dalla prima di agosto, invece stiamo ospitando gruppi già formati. Abbiamo ospitato la Caritas di Vicenza. Adesso c'è un gruppo scout e l'ultima, quindi la prossima settimana, ci sarà un altro gruppo di Vicenza. All'interno di ogni settimana abbiamo ospitato, abbiamo dato la possibilità a un ragazzo o una ragazza messa alla prova di fare questa esperienza, quindi cercando di stringere di più il rapporto che c'è con il Centro di Giustizia Minorile di Torino. In queste settimane di campi stiamo facendo un sacco di lavori utili alla cascina, tra cui lavori di manutenzione e poi stiamo facendo anche dei lavori di riuso dei materiali, in particolare con i pallet, e poi facciamo dei lavori anche con gli animali, diamo da mangiare, li accudiamo, il noccioleto anche lo stiamo guardando, i piccoli frutti, e poi c'è tutto questo lavoro sul miele. I ragazzi ci aiutano a smielare, adesso abbiamo circa una tonnellata di melata da smielare e quindi, amici, un sacco di lavori in cascina caccia.